felicissimo e onorato di poter riceverlo. Ringrazio tutte le persone che hanno pensato a me, perché è un premio importante, perché rispecchia i valori della vita e credo che il lato umano sia sempre la cosa più importante per la crescita di un uomo. E per tutti i ragazzi che partecipano all'oratorio, gli voglio augurare un felice percorso, soprattutto perché quando io ero bambino e giocavo nell'oratorio andavo sempre dietro un sogno e ho potuto realizzare tutto quello che desideravo, e auguro a tutti questi ragazzi che possano fare lo stesso e soprattutto possano crescere con i valori dello sport. A noi piace chiamarlo il popolo delle transenne, quel popolo di persone umili, semplici, abituati a vivere nell'anonimato, nella vita quotidiana delle società sportive. Persone che lavano gli spogliatoi, sistemano il campo, si occupano di faccende burocratiche, persone senza le quali le società sportive non starebbero in piedi e ai quali spesso nessuno dice mai nemmeno un grazie. Abbiamo pensato per una volta di accendere i riflettori su queste persone e di premiarle con questo premio Campioni nella vita. Il significato era proprio di ricordarci che il servire nell'umiltà è la più grande forma di straordinaria capacità di essere campioni nell'esistenza di ciascuno di noi. Una serata davvero emozionante, con storie di vita che meriterebbero di essere raccontate una per una, con tanta allegria, tanto calore umano e soprattutto con la certezza che le nostre società sportive sono davvero dei grandi laboratori di umanità.